Presidente, avete ascoltato le richieste e le esigenze dei sindaci. Qual è l'impegno di Regione rispetto a queste priorità? Noi abbiamo chiesto che ci vengano consegnate anche nei prossimi giorni tutte le situazioni emergenziali con un ordine di priorità così da poter effettuare subito gli interventi. La Regione si è impegnata immediatamente a mettere delle risorse proprie, 10 milioni di euro, per poterli affrontare, soprattutto, ripeto, quelle che producono un disagio gravissimo ai cittadini. E devo ringraziare Protezione Civile, Friuli Venezia Giulia Strade, Corpo dei Vigili del Fuoco e tutti i volontari che si stanno impegnando e si sono impegnati per dare le risposte necessarie. Oggi oltretutto la comunicazione da parte del Governo col sottosegretario Gava dello stanziamento di 40 milioni di euro per i rischi idrogeologico riuscirà anche a mettere in campo ulteriori risorse, ovviamente questo non per l'emergenza ma per cercare di affrontare il tema della tutela del territorio, che vuol dire anche curarlo e fare gli interventi necessari affinché queste situazioni vengano limitate al massimo. Avete parlato di sghiaiamento del lago, che è uno dei problemi annosi. Qual è il punto di Regione? No, i tecnici stanno ovviamente facendo tutte le valutazioni necessarie per un intervento. Io credo che sia necessario su tutti i corsi d'acqua avere il coraggio di fare gli interventi, perché vuol dire prima di tutto tutelare l'ambiente, perché quando avvengono situazioni di questo tipo, perché non si è preso cura dell'ambiente stesso, il risultato è che ulteriore ambiente viene danneggiato. Basta vedere cosa è successo nei boschi e cosa è successo nelle valli. Dall'altro lato vuol dire tutelare la popolazione, la sicurezza della popolazione, e quindi bisogna avere il coraggio di intervenire, e mi auguro che tutti abbiano il senso di responsabilità di capire che se non si cura il letto del fiume, il risultato è che la prossima piena ci troveremo nella medesima situazione. Quindi questo vuol dire che lo sghiaiamento verrà fatto? Ovviamente stanno facendo tutte le verifiche tecniche, io sono favorevole a provvedere allo sghiaiamento per tutelare i fiumi e per tutelare tutto quello che del territorio sta intorno ai fiumi, perché altrimenti vorrebbe dire una sconfitta del Friuli Venezia Giulia e della tutela del nostro territorio. Sottosegretario Gava, lo Stato, il Governo è presente, quest'oggi lei ha annunciato 40 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia, qual è la destinazione e per cosa verranno utilizzati? Questi sono dei soldi che abbiamo stanziato per il Friuli Venezia Giulia, che avremo presentato lunedì a Trieste al presidente Fedriga insieme alla direzione suolo tutela acque del Ministero dell'Ambiente, proprio per il dissesto idrogeologico e anche per tutte le opere di manutenzione nel Friuli Venezia Giulia. Voglio dire anche che dobbiamo essere assolutamente presenti e vicini a tutti i territori, ma soprattutto a quei comuni che hanno difficoltà economiche per fare questi interventi di manutenzione, ma soprattutto che hanno anche problemi di personale. Oramai questi eventi atmosferici, questi eventi quasi tropicali, li dovremo continuare a subire, ma almeno che il territorio sia pronto con opere che possano mitigare quelli che possono essere i danni provocati. Vicepresidente Riccardi, i sindaci le hanno fatto un po' la conta dei danni, da dove partire in base alle richieste che loro hanno fatto, soprattutto per la parte riguardante l'emergenza? Mi pare che i due temi principali siano la scuola Clout e le coperture del municipio a Ertocasso. Poi ci sono i problemi della viabilità sul quale Friuli Venezia Giulia Strade sta già intervenendo, c'è un problema di una strada forestale e abbiamo sentito il collega Zani. Interveniamo immediatamente su queste cose, poi cerchiamo di capire qual è la lista complessiva, definiamo le priorità e poi interverremo, anche se sullo sfondo il tema che si ripropone di nuovo è che questi corsi d'acqua hanno i letti dei fiumi troppo alti e c'è troppa ghiaia, quindi bisogna avere coraggio di affrontare il problema per quello che è, perché altrimenti ci ritroveremo ancora un nuovo inverno in queste condizioni qua, e questo non va bene. Bisogna avere coraggio, fare uno sforzo concertando le soluzioni anche con tutti i comuni per trovare una soluzione definitiva a questo problema che va avanti da troppi anni.